Amiche e amici di Endu Channel, bentornati su Sport Kitchen. Direi che l'autunno è ufficialmente arrivato e con l'abbassarsi delle temperature sicuramente potrebbero insorgere i primi malanni di stagione, soprattutto per noi che amiamo allenarci all'aria aperta. E allora cosa ne dite se in questa nuova puntata vi porto alla scoperta di tutte quelle sostanze naturali che possono allenare il sistema immunitario? Quindi se sei curioso non ti resta che seguirmi in questa nuova puntata. Volkswagen. Quando pensiamo di prepararci all'inverno e quindi di allenare il nostro benessere, tutto quello che tendiamo a fare è stressare il nostro sistema immunitario. Ma così facendo in realtà non otterremo grandi benefici, perché immaginate il nostro sistema immunitario come se fosse un muro che impedisce l'accesso a tutti quegli agenti patogeni, come ad esempio i virus, i batteri. Il fatto è che questo muro non può essere innalzato all'infinito. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna allenare invece il processo di risoluzione, perché comunque in ogni caso gli agenti patogeni, quindi virus, batteri e tanto altro, potrebbero comunque entrare nel nostro organismo e infettarlo. Quindi è fondamentale cercare di allenare la capacità di risoluzione del nostro organismo e quindi di risolvere quella che è la situazione appunto del nostro corpo da quelle che sono le infezioni. E allora che cosa possiamo fare? Beh, come vi ho raccontato poco fa nell'introduzione di questo video, la natura ci ha messo a disposizione alcune sostanze molto particolari che la scienza ha portato in luce e ha confermato il loro beneficio. La prima tra queste sostanze è un estratto di foglie di radici di una pianta che viene da molto lontano, dalle terre dell'India, e che è utilizzata in realtà da secoli nella medicina Ayurveda con grande successo. Parlo ovviamente della ashwagandha, ne avrete già sentito in un sacco di occasioni nominarla, ed ha tantissimi benefici. Il suo beneficio principale è quello di avere un potere adattogeno, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che potenzia gli effetti del nostro organismo, quindi le nostre capacità, la nostra forza quando siamo in situazioni di stress. Lo fa con le altre piante e lo fa anche nell'organismo umano. Pausa, stop, un attimo. L'estratto di ashwagandha, mi raccomando, sia delle radici che delle foglie che si può trovare in alcuni integratori alimentari, ha una capacità di potenziare quella che è la resistenza del nostro organismo appunto quando si trova in un momento di affaticamento e di conseguenza anche allenare le nostre difese immunitarie, quelle naturali. Associato alla ashwagandha possiamo anche utilizzare la vitamina C, ma prima voglio sfatare un grande mito. La vitamina C non previene ad esempio il raffreddore come siamo abituati a pensare, ma facilita la risoluzione. E allora è importante, soprattutto nella stagione invernale, cercare di assumere alimenti ricchi in vitamina C e al tempo stesso anche eventualmente quando la nostra situazione è, ad esempio sportiva, comunque quotidiana, richiede un aumentato fabbisogno, con una supplementazione. Sempre a proposito di vitamine, abbiamo anche la D, che insomma negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere, perché come sapete tra i vari suoi benefici molto importanti per il nostro benessere allena anche quella che è la capacità respiratoria, o meglio cerca di proteggerla dalle infezioni. E poi abbiamo parlato di vitamine e ci manca parlare di un minerale molto importante che è lo zinco. Lo zinco anch'esso ha un impatto positivo sulle nostre naturali difese immunitarie. Non deve essere assunto in quantità eccessive perché altrimenti diventa prossidante, ma nelle giuste quantità sicuramente ci può dare un grande aiuto. Ok, io lo so che vi ho raccontato un sacco di cose che forse ci appariranno un po' teoriche, ma cosa ne dite a questo punto di andare in cucina a vedere quali sono gli alimenti e la supplementazione che ci può essere di supporto? Andiamo! Quindi, come promesso, siamo tornati in cucina e adesso guardiamo gli alimenti che ci offre la natura per fare il pieno di tutte le sostanze che vi ho raccontato positive per le nostre difese immunitarie. Sicuramente al primo posto, a colpo d'occhio, risalta la vitamina C. Abbiamo d'inverno il mapo, i limoni, le arance, gli agrumi, i pompelmi, soprattutto i pompelmi rosa. E poi abbiamo anche a disposizione i kiwi, in particolare il kiwi con la polpa gialla sembra essere più ricco di vitamina C rispetto a quella polpa verde. Contiene quasi tutto il fabbisogno giornaliero di vitamina C.
Poi andando avanti sappiamo benissimo che altri alimenti ricchi di vitamina C, soprattutto degli ortaggi, sono ad esempio i cavoletti di Bruxelles oppure i broccoli. Invece per lo zinco abbiamo a disposizione d'autunno ma anche nella prima parte d'inverno i funghi. Funghi che sono un'ottima fonte appunto di zinco e quindi allenano le nostre difese immunitarie. Come vi ho raccontato prima, sapete benissimo che quando aumenta il bisogno, cioè il fabbisogno quotidiano per aumentato stress, come ad esempio l'attività lavorativa piuttosto che l'attività sportiva, allora la supplementazione ci può sicuramente venire incontro e fornire tutte queste sostanze in maniera concentrata e in un'unica soluzione che possiamo quotidianamente aggiungere in acqua. L'alimentazione ovviamente è fondamentale, dobbiamo cercare di fare il pieno di quelli che sono gli alimenti positivi, ma al tempo stesso cerchiamo di considerare l'integrazione quando il nostro fabbisogno è decisamente aumentato. Bene, io adesso vado ad allenare il mio sistema immunitario, spero di avervi raccontato tutta una serie di consigli vantaggiosi per allenare il vostro. E ora vi aspetto nel prossimo video di Sport Kitchen. A presto!